Si è inceppata la Pieve 0-10. La squadra di mister Grignani proprio sul più bello non vince, quel che è peggio, non segna più. Nessun gol da due partite, che diventano praticamente tre se consideriamo il successo contro il Casalbuttano di tre turni fa, quando Ottolini sbloccò la gara all'inizio dopo pochi secondi per il gol decisivo. Nel derby lo 0-0 sorride più al Castelvetro in Crociatello, che pur lontano dai play-off ora mette un buon margine sulla zona salvezza. Con mister Walter Patrini sono 4 punti in 2 partite. La Pieve, va detto, parte meglio e gioca molto sulle sovrapposizioni in fascia. Da destra, in un primo momento, Valetti non trova la misura del cross, ma sull'azione che prosegue Ottolini va al tiro con palla larga. I locali cambiano fascia, ma il tiro di Ferrari risulta senza anima. Più ghiotta l'opportunità che Valetti si costruisce creando superiorità in dribbling prima di sparare alle stelle. Discorso identico per Dilda pochi minuti dopo. Il Castelvetro ci prova a farsi vivo, ma sul primo lancio in profondità Presti risulta in fuorigioco. Si rintana la squadra di Patrini, che soffre i cross, ma in qualche modo riesce sempre a salvarsi, anche perché il portiere Taino è attento pure sulle conclusioni dalla distanza. Per il resto l'azione pievese è tambureggiante a tratti, ma senza esito. Anche i rimpalli in area, sempre pericolosi, sorridono agli ospiti, che così vanno al riposo su uno 0-0 cercato e trovato. La ripresa non cambia di molto lo spartito, anche se la prima azione davvero pericolosa è finalmente del Castelvetro. Danilo Buongiorno inventa uno sprint sulla fascia presidiata da Soregaroli, cross per Gianluppi, palla mancata, dopodiché Presti spara alto. Ancora più ghiotta la chance nell'altra area per Badini, che si mangia un gol fatto dopo uno scivolone sfortunato di Massari che gli spalanca l'area di rigore. Taino resta in piedi fino all'ultimo e rimedia. Prova a insistere la Pieve 0-10, ben guidata in regia da Ottolini. Valetti a seconda Soregaroli, che crossa da destra, Badini viene anticipato. Ancora un'assistenza dal fondo, ormai una costante. Stavolta Gilardi carica bene, ma viene contratto al momento di esplodere il tiro. L'occasione più clamorosa arriva un quarto d'ora dalla fine. Ennesimo traversone dopo svarione difensivo. Badini serve Gilardi, che calcia incredibilmente centrale, solo davanti alla porta. Il tempo per un duplice infortunio a metà campo, in un contrasto quasi fortuito. Poi la gara scivola via perché la Pieve 0-10 ci prova senza sfondare e il Castelvetro si accontenta. L'ultima palla gol arriva, manco a dirlo, su un cross di Arcari, tra i migliori in campo. La zuccata di Franzini è da contorsionista, ma la sfera trova la parte alta della traversa e senza gol, assioma banale nel calcio, le partite non si vincono.